Dai che questa volta lo finiamo, eh. Entra veloce. Entra veloce. Entra veloce. The bomb has been... Allora, oggi... giusto, ho sbloccato un sacco di cose, guardate. Lì in alto a sinistra ho capito che cosa sono quei simboli. In pratica sono quali boss abbiamo ucciso e il contorno è se l'abbiamo ucciso in hard mode. Ciao Frost! Abbiamo fatto con Isaac, abbiamo fatto praticamente tutto. Poi dobbiamo fare un po' di cose con questo, questo, questo. Ho fatto un paio di cose con questo e ho sbloccato il D6, che adesso vi faccio vedere. E... sì, diciamo che ho finito il gioco un paio di volte. Andiamo con Isaac, voglio farvi vedere un paio di cose. Win streak meno uno, non guardate quella roba. Ok, ho sbloccato il dado, che è questa roba qua. Cosa mi promette di fare? Mi promette di rirollare le cose. Adesso vi faccio vedere. Appena entro in quella stanza lì ci dovrebbe essere un oggetto. Bomba, tac, c'è una pietra colorata qua. Dammi qua, grazie. Ecco, qui c'è un oggetto, se non mi piace questo oggetto. Maledetto la nascosta. Va, sì certo, questo gioco deve essere in 3D, basta, non si vede sta roba, diamine. Ho perso il cuore che ho guadagnato prima, tra l'altro. Come ci arrivo io adesso qua? Vabbè, comunque, l'oggetto mi sembra abbastanza buono perché è uno scudo, quindi prendiamolo. Però sì, se non mi fosse piaciuto, avrei potuto rirollare l'oggetto usando il dado e sarebbe apparso un altro oggetto a caso. Ed è abbastanza utile sta roba perché posso praticamente scegliermi come gestire la run, più o meno, cioè... È meno a caso rispetto a prima, ecco. Adesso speriamo che queste run vadano bene, perché fino ad ora ho quasi sempre vinto. Ho appena finito una run con Sansone, il gelato, e sono arrivato ad Isaac. Sì, ho battuto Isaac, non sono riuscito a finire la cesta, purtroppo. Olè, un'altra pietra colorata qua. Non ho bombe! Questo gioco c'è una roba bellissima. Cioè, mi pare che anche nell'originale ci fosse, ma ce n'era soltanto una, ovvero le trasformazioni. E in pratica prima mi sono trasformato in una mosca, però ho trovato alcune run dove mi trasformavo nel gatto, mi pare, ed è OP, ma non OP, cioè, quelli che sanno, quelli che non sanno non sapete cosa vuol dire OP finché non avete visto il gatto. Ma guarda te, l'ultima volta eravamo a corto di chiavi, adesso siamo a corto di bombe. Bombe, please? Niente, sì. Ah, la mummia, ok. Certo che con sto danno ci metterò un'eternità e mezzo, Ci vediamo a Pasqua dell'anno prossimo. Oh, che rottura di scatole sta. Ok, nota, mai entrare nella stanza del primo boss senza aver ottenuto un oggetto buono, ecco. Ok, allora, perle di mamma, range up, luck up, quello mi serve, luck up, assolutamente. Ah, e grazie mille a tutti quelli che mi hanno spiegato che cosa sono quelle... Aspetta, ma sbaglio? Queste sono quattro rocce... di colore diverso. Non dirvelo. Ho perso una bomba. Ehi, bella roba, fino ad ora tutte erano belle. Adesso che devo registrare proprio... D'ora in poi registrerò ogni partita che faccio a sto gioco, ecco. Non ne vincerò neanche una se faccio così, però. Ok, secondo livello della prima zona, credo. Non so come si chiami, comunque. Cerchiamo la stanza d'oro, vai. Devo, se non divento OP in questa stanza, riavvio, basta. Altro che reroll qua. E ovviamente anche qua ci saranno bombe, ma non posso usare quella lì perché mi serve per scoprire passaggi segreti e roba. Quindi ancora bombe, ma guarda che carino sto gioco, mi sta trollando. Ehi, stai registrando? Bene, troll. Ok, stanza oro. Ah, giusto, Rirolliamo il punto di domanda, magari viene fuori un punto esclamativo, no? Spera che sia qualcosa di buono. Niente male, dai. Guarda come stanno là ad aspettarmi, che carini. Ciao, vuoi fare amici? Perché mi assomigli tantissimo poi? Esiste un solo Isaac. Due, no aspetta, ci sono io e lui. Quindi uno di noi deve morire. Vai, ho trovato un motivo per perdere. Rischio? C'ho lo scudo, quindi sì. Aspetta, prima devo vedere cosa fa sta pillola. Ah, ancora meglio, per fortuna. Quella cap serve a qualcosa, dammi qua. Davvero non ho perso vita. E io ci speravo. Non ho mai capito perché il gatto dia le mosche. La trasformazione del gatto dia le mosche. Ma la trasformazione in mosca non dà mosche. Comunque questo è... Ah, questa è una roba abbastanza interessante. Che cosa abbiamo? Monstro. Altre due settimane per batterlo. Wow, aiuto che tremo. Mi chiedo se mi colpiscono mentre lo scudo vale come colpo oppure è semplicemente un colpo a vuoto. Perché se è così posso usare un paio di oggetti che se non sbaglio si triggerano quando vengo colpito. Ci siamo, fuori anche questo boss. Adesso
Cosa c'è? Ah, è giusto, è vero. Dammi qua, che cos'è? Damage up, bene, bene. Ok, ho capito, era una siringa brutta. Mi sento un mostro di Resident Evil. Cos'è? Oh, aspetta, vi ho visti, eh. No, in realtà non vi ho visti. Allora, ora scegliamo. Che cavolo facciamo? Un blimblone. Ah! Maledizione! Dammi anche questa, toh, ecco. Fear shot, beh, non male, non male. Almeno mi sono aumentato ancora di più il danno e inizio ad essere un mostro. Certo, non sono OP come volevo, ma dai, mi accontento. Adesso facciamo un po' di danno in più e siamo presi abbastanza bene. Abbiamo anche una bomba, potrei provare ad usarla qua. Speriamo ci sia una secret room. Sì, va. Perché non si è rotta questa? Che cavolo, eh? Questo gioco a volte non lo capisco. E siamo le cave. Ovviamente quella roba è scesa al 33%. Credo di aver capito un po' come funziona quella statistica là sotto. Quello lo voglio. Ah, a proposito, per chi lo volesse, questo è il seed senza bombe. Io distribuisco seed senza oggetti, no? Prima quello delle 6 chiavi. Questo è senza bombe. Prossimo sarà senza monete, ecco. E poi vedremo. Intanto lo dico mentre appare una moneta. Comunque, qua cosa c'è? Quelle ceste rosse servono un sacco. Quindi direi, chiudiamo prima questa. Prendiamo sta roba. Poi questa. Oh, mio. E poi questa. No, cavolo. Speravo che facesse teletrasportare via, come di solito fanno quelle maledette ceste. Ah, mi stanno dando tutti effetti positivi. Che cavolo è che c'ho? Trasformo tutte le ceste in red chest. Mi serve. Le red chest sono fortissime, ma allo stesso tempo sono fastidiosissime. Aspetta, giustizia se non sbaglio. Esatto, mi dà una bomba che posso usare tranquillamente qui per prendermi quel cuore lì. Potevo usarla per scoprire qualche secret room, ma vabbè. Sono sicuro che spawneranno bombe in questo livello. Cuore strano, perfetto. Grazie mille. Abbiamo quasi la vita piena. Beh, di sicuro quello non ci manca. Ci manca soltanto un po' di danno e qualcosa di OP, tipo, che ne so, il gatto. Ah, e per quelli che se lo stessero chiedendo, no, non sono andato a vedere video di Sabaku perché non è che mi voglia spoilerare il gioco. A parte che so già buona parte del gioco, più o meno. E il problema è che è la memoria che fa schifo. Ciao a tutti, sono Isaac e benvenuti in questo video. È la mia memoria che fa schifo, quindi perderei soltanto tempo a cercare di ricordarmi gli oggetti. Per questo che ho preso la mod che mi dà direttamente gli effetti degli oggetti là in alto. Però per il momento l'unica cosa che forse non so, che potrei sapere, sono i vari trucchetti del gioco. Ma quelli credo che voglio impararli da solo. Oppure se volete consigliarmeli voi, così li imparo un po' alla volta, non tutti quanti insieme, che mi ammazzo poi. Cosa mi ha dato? Ah, mi ha dato bombe, giusto. Quella roba là, se non sbaglio, dà bombe ogni due stanze. No, no, quella roba no. Probabilmente molti di voi si staranno tirando i capelli. Ma prendi le OP, quella... Lo so, però ho letto il secondo status. Se vengo colpito mentre carico la roba, vengo teletrasportato via. Mi sembra un malus piuttosto pesante quello. Perché mettete che sia la boss fight più difficile del mondo. Tipo, che ne so, se sono ad Isaac oppure a mamma. Ok. E tipo, gli manca un pelo di vita. Per sbaglio carico il colpo quando vengo colpito, teletrasportato fuori, ricomincia la boss fight. No, grazie. Ah, però, me ne sono accorto adesso. Abbiamo chiesto bombe, ci hanno dato il cosino che ci dà praticamente bombe infinite. Perfetto, perfetto. Allora, facciamo fuori questi cosi qua. Sgancia. Chiave. E allora, quando sganci te? Si è accorto di essere nella run sbagliata, quindi ha detto no, non sgancio. Cesta rossa, cosa fa? Bibbia! No, perché? Cosa fa? Mi sono già trasportato. In chi mi sono teletrasportato? In chi mi sono teletrasformato? Ma dai. In chi mi sono teletrasformato? Ancora! In chi mi sono trasformato, scusa? Se non sbaglio ho capito, quelle icone lì sono tipo le trasformazioni. E tra l'altro, volevo prendere la Bibbia, ma preferisco il D6. Quindi, questo è ancora meglio. Questo qua è ancora meglio, perfetto. Così abbiamo molta probabilità di trovare vite. E il D6 è servito. Andiamo avanti. Ah, posso prendere queste bombe. Grazie. Che bello, speriamo che la trasformazione sia forte. Perché il fatto che posso volare mi rende OP. Perché posso andare ovunque senza dover usare bombe o varie robe. Ah, adesso le sganci le bombe. Poi molti mi hanno detto che tipo si può sbloccare la boss rush mod se finisco mamma in 20 minuti. Nah, cioè sono già 18 minuti e quindi meglio di no. Ah, devo ancora far fuori questo boss. No, come un cavaliere dell'apocalisse, che scatole. Adesso abbiamo Super Meat Boy. Ah no, aspetta, posso rirollare, che stupido. Bello come l'ho messo in un angolo perché c'ho gli shot che fanno paura e quindi non mi può praticamente attaccare. Cosa cavolo fa la trasformazione? Eccolo qua, Super Meat Boy, proviamo a rirollare. Sì che possiamo rirollare e ci dà 3 bombe e un cuore nero, niente male.
Ma dai, una delle bombe troll. Ok, scendiamo al terzo livello. Al quarto livello, sì, appunto. Ho bisogno di un damage up, assolutamente. Ok che c'ho 6 di danno, ma è comunque pochino, eh. Ci metto un'eternità a far fuori ste cavolo di mosche. E sì, molto utile quel cuore qua, soprattutto quando non serve. Questo mi dà pillola. Che fa? Niente. Perché le pillole sono tutte positive? Cos'è sta roba? Qui posso entrarci perché posso volare. E qui mi dà un cuore, assolutamente. Ok, pensavo fosse inutile. E tra l'altro non mi fa neanche danno perché c'ho lo scudo, fantastico. Lo scudo credo sia stata la cosa più utile per questa run. Ah, e qua ci saranno chiavi. Grazie mille, è proprio quello che mi serviva. Cosa c'è qua dentro? Ho trovato, in una delle mie vecchie run, ho trovato, credo che... Sì, era una run un po' strana. Era andata bene fino a che non ho trovato una stanza con un dado con un 1 al centro. Ho premuto quel dado con un 1 al centro. E vabbè, grazie. Forse ho fatto male a prendere tutte queste cestrosse, perché guardate quanti cuori mi stanno dando. Io sono già pieno di... Ho trovato... Speed. Grazie. Ho trovato quella stanza lì, l'ho premuta e mi ha cambiato tutti gli oggetti. E da OP sono diventato OP ma meno OP. Quindi non mi ricordo neanche se sei riuscito a finire la run. Quindi da ora in poi non premerò mai più le cose con l'uno. A meno che non abbia una run che faccia schifo, ecco. Ok, stanza oro. Questo libro credo che non mi serva, perché è una roba attiva e non voglio una roba attiva, perché mi serve il dado per fare questo. È vero, prima devo prendere questi oggetti così almeno non riappaiono. Ah! La cosa buona è però che possiamo andare in giro per le stanze, ricaricarci il D6 e rirollare di nuovo. È bellissima come cosa. Questo è utile. Questa carta la tengo quando tipo non riusciremo ad aprire la Devil Room. Però adesso entriamo qua dentro. Questo pacchetto cosa fa? Sbaglio o... No, niente, è inutile perché è un oggetto attivo. Cuore, questo è utile. Anche per qualche motivo ce l'ho già, perché mi sta dando soltanto pillole buone. Quindi andiamocene. Sono al primo livello, quindi vediamo che boss c'è. Oh no, che fastidio sto boss. Lo posso colpire soltanto una volta ogni due. Aiuto, aiuto, non sei il cuore di mamma, eh. Ok, fuori. Dammi qua, spawnata, perfetto. Questo non so cosa sia, quindi la prendo, potrebbe essere utile. Cosa c'hai da darmi qui? Ovviamente Krampus, va bene, va bene. Sarebbe meglio concentrarmi, perché questo tizio qua, se non sbaglio, dà un oggetto abbastanza utile. Cioè, ne dà uno utile e uno leggermente meno utile per la mia run. Quindi ho preso col cuore per niente, perché tanto ero full vita. Au, e muori. Vediamo che oggetto mi dà, ovviamente quello inutile. Però posso rirollarlo, forse? No, perché poi entro nella... Non posso entrare più in questa stanza, quindi prendiamoci sta roba e riprendiamoci il D6. Stanza segreta? Niente stanza segreta. Ristanza segreta? Stanza segreta! Cosa abbiamo ottenuto? Ah, perfetto. Non ho chiavi. Grazie gioco. Allora, devo ancora trovare la stanza gialla, quella d'oro. Quindi... Oh, aiuto. Speriamo di trovarla qui da qualche... Ah, ecco, mini boss. Ah, ecco la chiave che mi serviva. Aiuto! Ecco, fuori dalle scatole. No, levati. Ok. Duplica i cuori rossi, non ci serve. Però questa roba ci serve, grazie. Ci servirà dopo per la stanza d'oro. Oh, sì. Sì, dai che fu... Scemo che aspetta il giusto momento per farsi colpire, bravo. Forse riesco a trasformarmi, forse. Aspetta che vi spiego, per trasformarmi nel gatto devo ottenere 3 getti del gatto, se non ricordo male. Vediamo qua cosa c'è. Ragni. Tizio. Voglio... No, ma non lui! Lui è un tank assurdo. Ah, ci vediamo tra 7 settimane. Un altro oggetto di gappi! Ho aspettato proprio tantissimo per sbloccare quella cesta. E siamo a 2. Ce ne manca uno e abbiamo praticamente vinto la run. Ho capito, gappi è tipo Exodia, no? Ah! Triggerato Tag in questo momento. Eccolo, eccolo che mi spara. Guardalo, Tag, guardalo. Ah! No, non mangiarti le pillole che poi stai male, eh. Via, ecco, appunto, visto? Vediamo cosa fanno queste pillole. No, preferisco la mia carta, grazie per la chiave. Andiamo a cercare sta benedettissima stanza d'oro. L'ho già sbloccata, perché cavolo vado in cerca. Sapete una cosa? Ho come l'impressione che la Super Secret Room sia qui, qui sotto, perché mi pare l'unica zona possibile. E infatti, madò, sono diventato un pro di sto gioco. Grazie, e scendiamo. Andiamo negli ultimi 2 livelli. Allora, adesso abbiamo il 33% di probabilità di spawnare una Devil Room. Quindi io direi, teniamoci la carta. Se spawna, ok. Se non spawna, la useremo dopo. E così almeno abbiamo una probabilità in più di trovare qualche oggetto di gatti, no? Vediamo qua cosa c'è. Light beam from the sky. Niente di interessante, quindi prendiamolo e rirolliamolo. E questo ci dà 25 speed up e
Toccare i nemici fa male. Oh, grazie. Non saprei, cioè speed up è utile, però non lo so. Proviamo a rirollarlo un'altra volta. Potrebbe apparire qualcosa di leggermente più utile per la mia run. Ah, questo è speed up. Grazie mille per l'utilità. Mi sa che quella roba non la prenderemo perché abbiamo già una speed piuttosto alta. E toccare i nemici non credo sia molto utile perché comunque fanno danno a me. Dove siamo finiti? Wow, utile. Eccolo qua, il terzo oggetto di Guppy. Sì, vai, prendiamo. E siamo diventati Guppy. Senza occhi però, aiuto. Questo ci dà un danno in più, più due speed e un cuore. Questo non l'abbiamo provato l'ultima volta e non ci è servita molto, quindi usiamo questo, grazie. E ora, ora sì che siamo veramente OP, dai. Comunque, cosa fa Guppy? In pratica, guarda, ogni volta che colpisco un nemico con lacrima, appare una di queste moschine qua, che praticamente va addosso al nemico e gli fa ancora più danno. Quindi abbiamo il doppio danno, credo. E sono già... c'ho l'ulo hop, guardate, c'ho l'ulo hop di mosche. Guardate, il gioco si gioca da solo, guardate. Entro in una stanza. E praticamente se altro cuore. Sapete che cosa? Sì, volevo un attimo farmare le moschine così almeno one shottavo mamma, ma preferisco andare direttamente da lei perché tanto comunque man mano che la colpiamo gli facciamo il doppio danno, la scioglieremo in un attimo. Ah, ma non tocca, non tocca mamma. Cavolo, pensavo di essere leggermente più avanti. Vabbè, guardate quanto cavolo velocemente lo sciolgo. Perché due mosche creo. Quindi se è morto. Ogni volta che colpisco qualcuno spawno qualcosa. Guardate che cosa ci sta dando. È come se il gioco all'improvviso ha detto: ah, sei OP. Aspetta che ti rendo ancora più OP. Cioè, guardate. Poverino, non posso darti niente. Non ho cuori rossi, mi dispiace. Guardate. Adesso io non sparo nemmeno un colpo. Non sparo neanche un colpo, guardate. Fanno tutte le moschine. Oh, negozio. Questo credo sia utile. Ah, no, no, è vero. Era utile tipo in una vecchia run perché tipo mi permetteva di spawnare. Perché c'avevo, mi pare, un oggetto di Guppy che mi faceva spawnare 4 mosche. E praticamente con quell'oggetto ne spawnavo 8 invece che 4. E diventavo ancora più. Ma vabbè, per il momento rimaniamo così. Qua c'è mamma, però mi pare che devo andare ancora a trovare la stanza d'oro. Andiamo a vedere. Eccola qua. Allora, cosa c'è qua? No, questo assolutamente no. Posso anche rirollare con i soldi. Quasi, quasi. Sì, ma quanto? No, anzi, aspetta. Devo assolutamente... ecco. No, ok. Non sembra abbastanza utile. Devo prendere gli oggetti che si possono usare e lasciarli. Questo può essere utile se mi colpiscono. Dai, lo prendo. Stanza con gli spini. Cosa c'è qua dentro? Assolutamente niente. E ci siamo! Pronti a vedere come si scioglie il boss finale? Devo anche colpirla, cavolo. Speravo leggermente meglio. Come funziona il danno delle moschine? Si basa in base al mio danno o cosa? L'abbiamo sciolta, sì, comunque. Andiamo qua. Mi sa che questa zona la skipperò velocissimamente perché non ci sono stanze gialle qui. E vado direttamente alla fine. Scusi, signor... oh, oh, cavolo. Oh. Sono intoccabile. Cioè, non possono toccarmi, guardate. Se si avvicinano a me vengono distrutti. Ah, una carta. Niente di utile. Dammi ancora qualcos'altro, dai. Ah, perfetto, quello che mi serviva. Ora posso vedere la mappa e quindi andremo al boss più facilmente. Ele, a posto. E si è spawnata ancora la roba. E un altro damage up. Diavole, sta run è OP. Prendete il seed, ve lo rifaccio vedere. Guardate, cioè no, non esiste. Ancora sta roba? No, questo è double pickups drop. Ma non lo prendo, non lo prendo. Mi servono quei cuori. Quindi scendiamo e andiamo a battere subito mamma. Dove si trova il boss? Ah, ma non me lo fa vedere. Beh, di sicuro è là sotto. Oppure là sopra. Perché è sempre più lontano dalle zone. Aiuto. Non è questa la boss. Aspetta, allora facciamo così. Mettiamo una bomba qua, così possiamo aprire e uscire di qua. Ho trollato la roba. No, voi non mi servite. Anche la bomba non mi serve. Ah, eccola qua. Andiamo. Aspetta, la cosa più difficile di questa boss fight sono quegli occhi. Ecco, posto adesso è morta. C'ero arrivato al cuore di mamma l'ultima volta? No! E allora, ecco qua, mi dispiace farvi vedere la versione breve del cuore di mamma, ma sono OP. Adesso, andiamo da Satana perché è più veloce. Non ho neanche sbloccato la chest dopo Satana, quindi facciamo fuori lui. Poi vediamo come continuare. Qui, questa zona qua, è molto molto difficile se non sei abbastanza OP, perché ci sono quasi sempre boss o mini boss. Quindi, guardate qui. No, ok, adesso no. Però dico, spawnano quasi sempre dei boss o mini boss molto forti. E ecco qua c'è un boss ad esempio. Però per fortuna li posso sciogliere. Che cos'è quell'attacco alla B3B?
Eccolo qua, madonna, l'ho trovato subito. E voi che cavolo... Reazione a catena, no, non il programma. Eccolo qua, andiamo subito da lui e mi sa che lo sceglierò male. Salve, Satana. Ok, pensavo non spawnasse. all'inizio parte con uno di questi boss che si sdoppia. Adesso arriva lui, però lo sciolgo in un attimo, perché grazie moschine. Aia, mi hai colpito, maledetto. E dopo, quando finisci, c'è la terza fase dove, per qualche motivo, sale e diventa un... dei piedi, diventa degli zoccoli, ecco. Però anche questo è morto, guardate, l'ho sciolto in un attimo ed è finita. Facile facile. Adesso ci sarebbe un'altra zona dopo questo boss, ma non so come sbloccarla. Almeno l'ho sbloccata. Vediamo. No, e finisce il gioco così. E va bene. Yeah! Yeah! Quindi credo che col Gappi anche il più nabbo dei giocatori riesca a vincere su sto gioco. È stata fortuna la mia per questa run. Ditemi come continuare dopo questa zona qua, perché non lo so. Cioè, ho sbloccato... mi pare di aver sbloccato... sì, ho fatto tutti i boss lì. Cioè, la mamma, il cuore di mamma, Isaac, Satana e poi la chest. Però c'è, mi pare di aver letto che c'è un'altra zona dopo la, dopo Satana. E c'è, sulla chest, c'è un portone gigante con una chiave, ma non so come aprirlo. Quindi consigliatemi cosa fare. E vabbè, ci sentiamo alla prossima allora. Ciao ciao.